E dopo il remake del Maggiolino, della Mini e della 500, poteva mancare quello della Vespa? No. Il marchio di Pontedera non poteva lasciarsi scappare l'occasione di rieditare la mitica PX. E allora eccola la versione masterizzata per il 2011. Ha il frenadisco, l'avviamento elettrico, ma il cambio a quattro marce al manubrio, quello resta. E allora andiamo nel traffico romano a provarlo. Sì, lo so, può sembrare banale, ma girare per Roma con la Vespa e non fare il parallelismo col mitico film è come parlare di Aston Martin senza citare James Bond. Impossibile. Film a parte, salendo sulla PX si ha la sensazione di tornare indietro nel tempo. Per chi come me ha qualcosa più di 18 anni, pochissimi, la PX è davvero una time machine. A riportarmi alla realtà, però, ci pensano il miliardo di scooter e taxi killer che cercano in tutti i modi di arrotarmi, mentre tento di non sparire tra le voragini che devastano le strade della capitale. Oh, garantisco che a girare in moto per Roma sia un bel da fare per tentare di rimanere in vita. Mentre faccio lo slalom tra i San Pietrini mi accorgo di come sia maneggevole la old Vespa. Il due tempi Euro 3 frulla come un mini pimer e non fa una piega neppure se si velocizza la cambiata facendo a meno della frizione. Oh, non fatelo assolutamente in scalata o vi vedrete sorpassare dagli ingranaggi del cambio. Devo dire che anche senza incendiare l'asfalto dietro di sé, la X è abbastanza brillante e tenendo conto che si ha a che fare con una tecnologia non proprio di primo pelo, frenicchia pure. Oh, mica come una Bugatti, ma sicuramente più della X nonna col frenatamburo posteriore, col quale era meglio iniziare a staccare già all'uscita del box di casa per essere sicuri di fermarsi in tempo. Scherzi a parte, è ovvio che non potrà mai comportarsi come uno scooter last model, ma ha fascino e tutto sommato dice ancora la sua. I motori, 125 e 150, sono degli Euro 3 e ciò ha totalmente azzerato la loro tipica fumosità. Ovvio che la cura non ne ha certamente incrementato le prestazioni. La vintage Vespa si potrà avere in quattro colori, bianco, nero, rosso e azzurro, e con prezzi che oscillano tra i 3.350 euro della 125 e i 3.550 della 150. Per la cronaca, la prima PX entrava in produzione nel 1977 e, con poche modifiche, fu commercializzata sino al 2008. Prima del ritiro dal mercato, però, una tiratura limitata a 1.000 esemplari con la dicitura P125X ultima serie fece letteralmente il botto e sparì nell'arco di 2 settimane. Sarà questo il motivo che ha indotto la Piaggio a riproporla nel 2011?